Buongiorno e ben ritrovati. Con il presente progetto di legge si introducono delle norme per il contenimento delle liste d'attesa. Voi sapete tutti che questo è un punto programmatico importante del Movimento 5 Stelle. In Italia purtroppo tante persone, sempre più persone, rinunciano alle cure a causa delle lunghe liste d'attesa. Ci sono centinaia di migliaia di persone che anche in Abruzzo sono costretti ogni anno a rinunciare alle cure per le lunghe liste d'attesa. Questa norma vuole riallineare l'erogazione delle prestazioni istituzionali con il numero dell'erogazione delle prestazioni in intramegna, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultime sia conseguenza di una libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi istituzionali, come spesso avviene. Quindi questa norma va a riallineare il numero delle prestazioni. È una norma già attuata nella regione Emilia-Romagna, che ha prodotto effetti molto positivi con l'abbattimento dei tempi di erogazione nelle prestazioni rese in regime istituzionale. Noi riteniamo che le buone pratiche vadano anche copiate e introdotte nella nostra regione, perché non è più possibile che un cittadino entra all'interno di una struttura sanitaria ed è costretto ad attendere 6, 7, 8 mesi, 10 mesi, anche un anno e mezzo per alcune diagnostiche. E addirittura in Abruzzo abbiamo tanti malati oncologici che anche per la diagnostica oncologica sono costretti ad aspettare. Alcuni purtroppo escono dalla struttura sanitaria e poi si rivolgono verso la struttura privata. Questo non è più possibile. Dobbiamo necessariamente invertire questa rotta. Grazie.